Oggi ragazzi siamo qui di nuovo con questo nuovo video ragazzi. Oggi siamo qui con Online Soccer Manager. Come avete visto ragazzi dal primo video che avevo pubblicato qualche giorno fa, abbiamo passato i gironi e quindi si punta diretti verso ragazzi appunto le partite di eliminazione diretta. Gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale sono tutte partite secche ragazzi. Oggi dobbiamo andare a giocare contro il PSG in questo primo turno. Speriamo di passarlo appunto per poter andare avanti. Comunque bando alle ciance ragazzi, iniziamo la nostra partita. PSG contro Manchester City. Siamo andati in ritiro perché ovviamente non voglio rischiare niente. Qui ragazzi ci sono le formazioni. Oddio, ma lui non ha nessuno. In porta uno che ha 50. La difesa messa malissimo. Ragazzi, cioè secondo me ce la possiamo giocare molto bene. Anzi teoricamente dovremmo proprio schiacciarlo. Però non mettiamo le mani avanti. Aspettiamo. È fantastico avervi qui nello studio. È emozionante. Scontro di coppa sta per iniziare. Manchester City PSG ragazzi, iniziamo questa partita. Ottimo passaggio indietro di Cancelo ragazzi. Torreira alla possibilità di tirare, dai andiamo subito in vantaggio così stiamo tranquilli, mamma mia. Sagace filtrante di Eggestein, tutto quello che Jesus deve fare è metterlo ovviamente alle spalle del portiere, vediamo un po' se ci riuscirà questa volta. Attenzione, primo tiro, primo gol, anzi secondo tiro, primo gol, assist di Eggestein ragazzi, che è un nuovo tedesco perché Eggestein. Comunque Gabriel Jesus 1-0, perfetto, fantastico scambio tra Sané e Sterling. Sterling ora può tirare, se la mette dentro siamo un po' più tranquilli e sicuri, infatti la palla entra in rete. Sterling 2-0 con l'assist di un gol speciale di un giocatore speciale. Sterling oggi agli occhi della tigre. Queste frasi non le cambiano mai. Comunque potrebbero cambiarle. Ragazzi lo stiamo schiacciando. Di nuovo Jesus. Vediamo un po' se la palla entrerà in rete. Madonna, doppietta di Jesus, 3-0. Non dico che sono tranquillo, ma praticamente sì. Vabbè che aveva in porta uno che aveva 50 di valutazione, cioè quindi veramente assurdo. Poi Sané di nuovo ci prova contemporaneamente, meno male. Cioè meno male no, che sfiga. Giocano anche loro ragazzi con Icardi. Vediamo un po' la palla in rete, 3-1, anzi 1-3 per l'esattezza. Stiamo attenti, che tiro stupendo ha sfornato Icardi. Non prendiamocela troppo comoda perché rischiamo ovviamente di essere poi, di fare figuracce insomma. Comunque fine primo tempo, 3-1 per noi ragazzi. Andiamo diretti col secondo tempo. Dai che ce la portiamo a casa. Attenzione a Verratti che prova a metterla in porta al volo dopo che la palla è stata messa in mezzo da Marquinhos. Meno male, già il 3-2 mi faceva tremare. Ho bisogno del 4-1 per stare un po' più sereno. Sterling si libera del suo marcatore e prova la ribattuta. Vediamo Sterling ragazzi. Sterling 4-1. E partita che adesso si può dire praticamente chiusa, anche se manca ancora mezz'ora alla fine della partita. Ma andiamo. Ottimo passaggio all'indietro di Torreira. Gabriel Jesus ha la possibilità di tirare. Ma Gabriel, questa tripletta ce la vogliamo portare a casa? Ce la vogliamo portare a casa? Ultimo minuto di gioco ragazzi, attenzione, finisce qui la partita, 4-1. Questo vuol dire che passiamo il turno ragazzi. Come ha preparato lo scontro il manager del City? L'abbiamo preparato alla grande ragazzi. Continuiamo, mandiamo. Si è qualificato ai quarti di finale e si è ancora in corsa per vincere il torneo. Continuiamo ragazzi, vediamo un po' chi ci tocca. Cavolo, 7 milioni abbiamo ricevuto. Andiamo a vedere un secondo chi ci tocca. Vediamo un po' adesso. Il Napoli contro Fuse Gamer ragazzi. Attenzione, che scontro! City-Napoli versus Fuse Gamer. Speriamo bene ragazzi di portarci la casa veramente, incrociamo le dita e speriamo bene. Adesso andrò a continuare a fare i miei allenamenti, tutte le mie cose ragazzi. La squadra comunque è forte e pronta, mi raccomando, c'è il link in descrizione, scaricatela. E adesso ragazzi andiamo avanti con le partite. Eccoci qui di nuovo tornati ragazzi, partita contro il Napoli, partita contro Fuse Gamer, andiamo a vedere. Wow, questi dovrebbero essere i quarti di finale ragazzi. È stata una sfiga, ci siamo solo noi due come italiani appunto in questa Champions League e ci siamo beccati contro. Vediamo un po' la sua formazione ragazzi. Allora, tutti sopra il 100 anche lui, tranne quattro giocatori che sono Meret, Ake, Ruiz e Richarlison. Ma comunque nel complessivo la nostra squadra è molto superiore. Giochiamo in casa, siamo andati in ritiro. Beh ragazzi, non so più che dire se non andiamo a vedere questa partita, speriamo di superare questo turno, speriamo di arrivare diretti alla finale ragazzi, vediamo un po'. Subito la prima occasione, azione veloce, Sané prova a concludere con un tiro ragazzi, al terzo minuto di gioco subito la palla in rete e andiamo così, perfetto. Ok, però calmi, fantastica la conclusione di Sané, non si vede spesso uno show del genere. Ottimo cross di Wan-Bissaka in area dove compare, ho letto Pelé? Oppure era Pepe, non lo so chi è comparso ragazzi, vediamo un po'. Pepe, cavolo, si è comprato anche Pepe, pensa a te. Ottimo passaggio all'indietro di Torreira, vediamo Gabriel Jesus ragazzi se riuscirà a metterla dentro prima di andare negli spogliatoi, prima della fine del primo tempo. Sfortuna nera, poco oltre il palo. Finisce qui il primo tempo ragazzi, siamo in vantaggio ma solo di un gol e un gol ragazzi non fa la differenza, quindi dobbiamo cercare di mettere almeno un altro per stare un po' più tranquilli. E ottima palla dentro perché Jesus la colpisce subito, vediamo dritto verso la
Mannaggia, verso la porta. Ottima posizione per un calcio di punizione, specialmente per un giocatore come Pepe, che colpisce la palla delicatamente e la palla che va in rete. 1-1, ragazzi, porca miseria, Pepe. Che gol, un gol speciale di un giocatore speciale. Pepe oggi agli occhi della tigre, ormai gli occhi della tigre li conosciamo bene. Zinchenko tira la fucilata dal limite dell'area, ragazzi. Vediamo dove va questa palla, ma non ci voglio credere. Non vuole più entrare niente. Prova la consistenza del palo. Ragazzi, 89esimo, fantastico scambio tra la porta e Sterling. Chi ora può tirare? Dai, all'ultimo secondo, non ci credo. Non so cosa succede, se si va ai supplementari. Oppure, grande parata, comunque prestazione eccellente del portiere avversario. Non so se si va ai supplementari, ai rigori, dove si va adesso. Finito qui, vediamo un po'. Inizio dei tempi supplementari, ragazzi. Oh, madonna mia. Speriamo bene, Immobile sta per uscire. Lozano dovrà dimostrare di cosa è capace. Entra Lozano. Pepe si trova la palla dei piedi e prova la cannonata. Verrò purgato da Pepe, lo so già. Madonna mia, di un soffio. È entrato anche Koulibaly. Intanto però Sané si trova la palla tra i piedi, prova la cannonata. Dai, al 114. Sané! Sì! Al 114esimo! Sané! Mancano ancora 6 minuti, la partita non è finita. Calma, eccolo lì, Milik si trova la palla tra i piedi, prova la cannonata al 117esimo. Ti prego no, madonna mia! Grazie! 3 minuti ragazzi, 3 minuti per non andare ai rigori e superare questo turno in una maniera incredibile, super sudata. 119esimo, ci prova anche Bernardo Silva, ragazzi, a provare la bicicletta dopo il cross. Perfetto! La palla non entra, mancano ancora 2 minuti. Vediamo un po', a palo addirittura, pensate voi. 120, 121 e 122. Finisce qui la partita, ragazzi. Mamma mia, che partita! Sicuramente la partita più difficile, più emozionante di questo torneo per ora, ragazzi. Veramente. Andiamo un attimo delle statistiche. Comunque ci siamo qualificati per le semifinali. Discutiamo ovviamente i nostri bonus, i nostri premi, ragazzi. Andiamo a vedere che partita. Ci sono stati in totale, ragazzi, 20 tiri da parte nostra, 9 da parte del Napoli di Fiuso, ragazzi. Ma che partita, veramente assurda. La prossima partita andiamo un po' a vedere contro chi sarà. Nella sezione dei risultati, ragazzi, ha vinto la Juve, ha vinto il Real, ha vinto il Liverpool. Il prossimo turno sarà Manchester City Juventus, ragazzi, contro la Juventus di probabilmente Cristiano Ronaldo. Quindi ragazzi, ci vediamo tra pochissimo. Io continuo ad allenare i giocatori e preparare la squadra per questa prossima partita e andiamo a vedere come va. Eccoci di nuovo qui tornati, ragazzi. Andiamo a vedere la prossima partita, la semifinale di questa OSM Champions League. Mi raccomando ragazzi, lasciate un bel mi piace. City Juventus, siamo andati in ritiro visto che ne abbiamo un altro, e se dovessimo passare il turno e andare in finale lo userei appunto anche lì. Comunque pensiamo a questa partita qui, la nostra squadra sembra superiore sulla carta. Comunque addio per Rabiot, Bentancur e Bernardeschi che sono sotto il 100, c'è quel Cristiano Ronaldo con 101, ragazzi. Non facciamoci spaventare perché l'importante è come andremo a giocare questa partita in campo. Quindi mi raccomando, concentrati, giochiamo anche in casa, dai, andiamo a vincerla, porca miseria. Partiamo con un corner davvero pericoloso, ragazzi. Eggestein ci prova, attenzione, palla fuori, porca. Sagace passaggio filtrante di Laporte. Tutto quello che Sané deve fare è metterla alle spalle del portiere. Ti prego, Sané, per favore, Sané, come in allenamento, ti prego, mannaggia. Torreira con un grandissimo cross che è mancato da tutti eccetto per Sterling, che prova la rovesciata, ragazzi. Se partiamo con la rovesciata di Sterling, mamma mia! Debuttiamo questa partita con questa prima rete con la rovesciata di Sterling. Che rovesciata, signori e signori. Attenzione a Degenstein, ragazzi, che ci prova dalla distanza. Vediamo un po' la rete, 2-0 al 38esimo. Mamma mia, roba da non crederci. Una grandissima rete, fantastico. Attenzione, calcio d'angolo. Sterling non viene marcato e riesce a colpire la palla di testa. Vediamo un po', ragazzi, se Sterling riuscirà a staccare. Mamma mia, 3-0 prima dell'intervallo. Al 41esimo, conclusione chirurgica di Sterling. Finisce qui, ragazzi, il primo tempo. Fantastico questo primo tempo, 3-0 secco, andiamo a giocare il secondo. La palla buttata in mezzo da Dybala, rimbalza e Neves prova a metterla in porta al volo, ragazzi. Attenzione, speriamo che non segnino adesso. Siamo al 68esimo e meno male che non succede. 91-92, ragazzi, fischio finale, finisce qui la partita, 3-0 secco in casa contro la Juventus. Mamma mia, ragazzi, adesso ci tocca la finalissima. Mamma mia, ti sei qualificata alla fase finale, sei ancora in corsa per vincere il torneo. Vediamo un po', ragazzi, contro, qui ovviamente prendiamo tutto quanto, contro chi dovremmo giocare, ragazzi, attenzione, Manchester City Liverpool. Liverpool che nel girone del Napoli, quello di Fuse, era arrivato secondo mentre Fuse è arrivato primo, quindi teoricamente sulla carta una partita che non dovrebbe essere delle più difficoltose, però ragazzi lo scopriamo subito con questa finale.
Eccoci qua ragazzi, tornati nell'ultima partita di oggi, quella che è la finale di questo torneo, di questa Champions League di OSM. Come sempre ragazzi vi ricordo, mi raccomando, primo link in descrizione, scaricatelo, invitatemi ai vostri appunto campionati. Detto ciò ragazzi, andiamo dentro subito con questa finale, che ci vede giocare ragazzi contro il Liverpool teoricamente. Sono andato in ritiro ragazzi, ma come state vedendo anche lui è andato appunto in ritiro. Vediamo un po' le formazioni sulla carta, nettamente superiori ragazzi, cioè non ha un giocatore sopra il 100, noi addirittura ne abbiamo tanti che sono anche sopra il 110. Quindi ragazzi, finalissima, guardate qui è tutto un po' più rosso rispetto alle altre partite. Ci siamo ragazzi, la partita è incominciata. Partiamo subito con un'ottima azione tra Sterling e Cancelo. Ottimo scambio ragazzi, Cancelo potrà tirare in porta. Vediamo un po', mannaggia, il cross di Eggstein ragazzi è un po' troppo alto, ma Cancelo riesce a colpire di testa. Di nuovo Cancelo al settimo minuto. Vediamo un po' Cancelo, bravo così, incredibile incornata. Queste sono emozioni indescrivibili. Ottima palla dentro ragazzi, Laporte colpisce di testa verso la porta. Vediamo un po' il pallone che va verso la porta, ma non dentro, fuori. Fine primo tempo ragazzi, primo tempo che ci ha visto avere qualche azione appunto da gol. Siamo riusciti a concretizzarne solo una. Loro non hanno avuto veramente un'azione praticamente, o almeno nessuna commentata. Quindi vediamo questo secondo tempo. Fantastico lo scambio tra Torreira e Sterling ragazzi. Sterling proverà a tirare, vediamo un po' se segna. Bisogna che la chiudiamo ragazzi. Cioè, a parte che mi sono accorto solo adesso che la finale è tutta inglese ragazzi, City Liverpool appunto. Sané l'appoggia di testa e Eggstein che riesce a colpire di testa il pallone verso la porta. Ti prego, fammi sto gol. 2-0 al 66esimo. Questo ci avvicina ragazzi alla vittoria, ad alzare questa grande coppa. Intanto comunque Van Dijk viene sostituito, ma fa niente. Calcio di rigore ragazzi, Gabriel Jesus è il primo della lista. Vediamo come gestisce la tensione, il tiro. Attenzione, Gabriel Jesus, gol sul calcio di rigore. Fantastica conclusione, non si vede spesso uno show del genere. 88-89. Dai, ultima azione forse. Brutto infortunio per Torreira, deve essere veramente contrariato al momento. Non ti preoccupare, ti riprenderai, comunque siamo alla fine della partita. Mancano proprio gli ultimi secondi alla fine di questo match, di questa finale. Ottima palla dalla porta, Eggstein tira la fucilata dal limite dell'area. Vediamo se riusciremo a segnare ancora al 90esimo. Attenzione, mamma mia, entra anche a questa. 4-0, fantastica conclusione. Di nuovo ragazzi, allora hashtag che show qui sotto nei commenti. Veramente, finisce la partita ragazzi, finisce questa finale, abbiamo vinto questa Champions, questa Coppa ragazzi, mamma mia, dopo un lungo cammino nei gironi non abbiamo perso neanche una partita, veramente ragazzi, pazzesco, siamo i campioni, congratulazioni, hai vinto la fase finale del torneo Champions ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce la siamo portati a casa. Torneo terminato ragazzi, punti manager, vabbè, li abbiamo presi, riscuotiamo tutto quanto, mamma mia ragazzi, mamma mia, ecco qui la fine, siamo stati i migliori con 721 punti, il punteggio dei top player come stiamo vedendo, Sané con 8.9, Gabriel Jesus, Laporte e Torreira, i primi 4 sono tutti nostri ragazzi, capocannoniere Momo Salah, e niente ragazzi che dire, è stato un torneo veramente veramente bello, ce lo siamo portati a casa, mi raccomando, primo link in descrizione, scaricate OSM, invitatemi nei vostri campionati, hashtag che show ragazzi per questo super cammino in questa coppa che è terminata, ci siamo portati a casa, secondo trofeo di fila che ci portiamo a casa dopo il campionato appunto italiano che abbiamo fatto qualche mese fa e che abbiamo vinto. Oggi di nuovo ragazzi abbiamo vinto questa coppa, quindi mi raccomando, lasciate un mi piace, un commento qui sotto se siete nuovi, iscrivetevi al canale, grazie alla visione, grazie di tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.